questo è autore di tanti ritrovamenti. Sì. Sì, sì. Mi raccontate così, mi raccontate allora, come. Sì, allora, voi intanto siete un'associazione che viene da Barcellona. Sì, noi veniamo da Barcellona, siamo la Guardia Agroforestale Italiana, distaccamento di Barcellona. Io sono il dirigente nazionale di L'Acqua e con tutta la mia squadra oggi ci siamo mossi qua a Messina alla ricerca di questo giovane che era scomparso da un paio di settimane. 12 giorni. Comunque, battuta questa zona di mare sotto il villaggio Ura, siamo riusciti finalmente, tramite sempre il cane Aci, a localizzare questo povero ragazzo che era dietro il muretto della ferrovia. Era riverso, supino, prono? Sì, era sì, tipo che come se fosse caduto dal muretto della ferrovia. Ma segni di violenza, di cose, no, siete riusciti a vedere? No, questo non lo sappiamo, aveva, c'è il medico legale che... Com'era vestito? Aveva sempre il giubbettino, quello come di... si era visto nell'ultima immagine. Sì, esatto, perfetto, sì. Quindi in quella maniera, sì, con sì, il giubbottino, sì. Con... Sì, e... altre cose che c'erano intorno, qualcosa che avete visto? No, niente. Questo è stato a che ora? Verso le 4 15, meno un quarto. 15:40. Sì, 15:40. Sì. E questo grazie a lui, insomma. Sì, sì, grazie a Anci, sì. Grazie a lui. Certo, quello che dispiace magari è di non averlo trovato. Certo. Sarebbe stato più, diciamo così, gratificante se fosse stato... se l'avessimo trovato vivo, purtroppo. Certo. Voi eravate da soli o eravate accompagnati dalle forze dell'ordine? Allora, con noi c'erano due agenti di polizia e due vigili urbani. Ho capito. Va bene, che ci hanno fatto individuare, insomma, la zona, questa zona particolare. Grazie. Prego. Grazie, prego, molto prego. Grazie. Ciao, bacio.